Come cavolo funziona un differenziale? Come fa a far girare a velocità diverse due ruote che sono spinte dallo stesso motore? Come fa a sapere se l'auto sta andando dritta o se sta curvando e se la curva è stretta o se è larga? E perché a volte sentiamo parlare di differenziale autobloccante, differenziale a slittamento limitato, differenziale saldato, blocco del differenziale? Mettetevi comodi perché fra poco avrete una risposta a tutte queste domande. Innanzitutto partiamo dalle basi. Cos'è un differenziale? Quello che tutti sappiamo è che quando un'auto fa una curva, le ruote esterne coprono una traiettoria più larga, ovvero fanno più strada. Ma se devono fare più strada nello stesso tempo, vuol dire che devono girare più veloci rispetto alle ruote interne. E il differenziale è proprio quel meccanismo che permette di trasmettere la coppia a entrambe le ruote, facendole però girare a una velocità diversa. Però la cosa veramente affascinante, e che vi confesso ci ho anche messo un bel po' a capire come fosse possibile, è che quando noi andiamo dritti le due ruote girano alla stessa velocità, normalissimo, no? Quando curviamo invece iniziano a girare a velocità diverse, la ruota esterna inizia a girare un po' più veloce rispetto alla ruota interna. E più la curva è stretta, più aumenta questa differenza di velocità. Ma il differenziale come fa a sapere se la macchina sta curvando e quanto è stretta la curva? Cioè, ovviamente non può saperlo, il differenziale è un mucchietto di ingranaggi. E se funziona è solo grazie a un equilibrio di forze. Ho trovato un video americano, credo degli anni 30, che spiega questo funzionamento proprio passo passo, facendo vedere proprio la logica di funzionamento, e secondo me aiuta a capire come sia possibile. Quindi seguite il ragionamento. Partiamo da due ruote separate, ognuna con il suo semiasse, che girano liberamente, completamente indipendenti una dall'altra. Se noi da entrambi i lati colleghiamo una sbarretta perpendicolare, possiamo far girare la ruota spingendo questa barretta. Ok, fin qui nulla di geniale. E adesso, usando una terza barretta, possiamo spingere contemporaneamente entrambe le ruote. E anche qui nulla di sconvolgente. Ma guardate cosa succede se mettiamo questa terza barretta su un supporto che le permette di girare. Finché entrambe le ruote sono libere di girare, nulla di diverso, semplicemente quando noi spingiamo la barretta spinge entrambe le ruote. Se noi blocchiamo una delle due ruote, però, siccome la barretta può ancora muoversi perché può girare, appunto, riesce comunque a spingere l'altra ruota. Quindi una ruota rimane ferma, ma l'altra gira. E qui dovreste iniziare a capire la logica di funzionamento. Ovviamente con solo una stina la cosa non funziona particolarmente bene, perché se noi spingiamo troppo a un certo punto si gira e non tocca più niente. Però se noi aggiungiamo altre astine, praticamente stiancando degli ingranaggi, e la cosa funziona. E infatti il differenziale di un'auto è fatto esattamente così: con due ruote dentate esterne dette planetari e due ruote interne dette satelliti, che sono due invece dell'una che vedevamo prima nella versione semplificata, semplicemente per distribuire meglio le forze. I due satelliti sono collegati a una gabbia esterna che li trascina, e quel che succede è che finché l'auto va dritta entrambe le ruote sono praticamente libere di girare normalmente, quindi i satelliti trascinano entrambi i planetari alla stessa velocità e appunto entrambe le ruote girano alla stessa velocità. Quando si inizia a fare una curva, la ruota interna vuole fare meno strada, quindi percepisce una resistenza, no? Un po' come prima nell'esempio, quando un signore fermava una ruota stringendola con la mano. Il concetto è lo stesso. Siccome c'è una resistenza, i satelliti iniziano a girare su se stessi, lasciando rallentare appunto la ruota interna e dando più velocità al contrario alla ruota esterna. Come vi dicevo prima, è tutto basato su un equilibrio di forze, perché se noi torniamo all'esempio semplificato della stina, che è un po' più semplice da capire, quella stina praticamente funziona come una bilancia, no? Se da entrambi i lati ha la stessa forza, rimane dritta e spinge entrambe le ruote alla stessa velocità. Ma se da un lato c'è una forza maggiore, perché appunto magari la ruota interna ha più resistenza perché vuole rallentare, a quel punto la stina si inclina e inizia a spingere di più l'altra ruota. Quindi il risultato è che la ruota interna rallenta e la ruota esterna inizia andare più veloce. Ora, tra poco vi spiego qual è il problema di questo sistema e perché in alcuni casi servono i differenziali autobloccanti. Ma prima completiamo un attimo il quadro sul differenziale tradizionale e capiamo completamente come è fatto. Vi dicevo che i due satelliti sono collegati a una gabbia esterna che li trascina. Questa gabbia a sua volta ha una corona dentata che si ingrana con un pignone. Questo pignone è quello che porta la rotazione che arriva praticamente dal motore passando dal cambio. E questo ingranaggio fra pignone e corona forma la cosiddetta coppia conica. E siccome vedete che il pignone è più piccolo rispetto alla corona, significa che deve fare più giri per far fare un giro solo alla corona. Quindi abbiamo un cosiddetto rapporto di riduzione. E questo rapporto viene moltiplicato per i rapporti che abbiamo nel cambio. Cioè, se ad esempio in prima il cambio ha un rapporto di trasmissione di 4 a 1, cioè il motore deve fare 4 giri per far arrivare un giro in uscita dal cambio,
e poi con la coppia conica abbiamo un rapporto di riduzione di 5 a 1, il rapporto totale da motore a ruota sarà 20 a 1, no? 4 per 5, 20. Cioè il motore deve fare 20 giri per far fare un giro alle ruote. Questo rapporto della coppia conica è detto rapporto finale, proprio perché appunto agisce su tutto il cambio, no? Se noi cambiamo questo rapporto è come allungare o accorciare tutti i rapporti del cambio, cosa che a volte si fa in effetti nelle elaborazioni. Se uno vuole un'auto un po' più scattante, aumenta il rapporto di trasmissione della coppia conica in modo che si accorcino tutte le marce. Ma torniamo proprio al funzionamento del differenziale. Come vi dicevo, un differenziale tradizionale, aperto, open, come lo chiamano gli inglesi, trasmette la stessa identica forza a entrambe le ruote, perché si basa proprio sull'equilibrio tra forze. E questo va bene nella maggior parte delle condizioni di guida, motivo per cui su quasi tutte le nostre auto è montato un differenziale libero. Ma in alcune situazioni questo può essere un problema. Per esempio, immaginatevi questa situazione. Un'auto da corsa prende una curva in maniera molto aggressiva, magari taglia su un cordolo e la ruota interna si solleva. Se la ruota è in aria, la sua resistenza è zero, gira a vuoto, ma quindi anche la coppia che gli può arrivare è zero. So che a questo punto non è chiarissimo, perché uno dice: vabbè, ma se il mio motore ha una certa coppia e accelero, questa coppia arriverà alle ruote. In realtà non è proprio così, perché le forze devono essere sempre in equilibrio, no? Ogni azione ha una reazione uguale e contraria. Se una ruota gira a vuoto non posso dargli una coppia, è come se io cerco di spingere l'aria, no? Non posso dire che sto facendo 50 kg di forza solo perché io so alzare 50 kg. No, se io sto spingendo l'aria non sto facendo nessuna forza. Il concetto è lo stesso. Ma se noi abbiamo detto che un differenziale libero manda sempre la stessa forza a entrambe le ruote e una delle due è sollevata o anche solo magari sta slittando e quindi la forza che le può arrivare è zero, arriva zero anche all'altra ruota. E infatti quel che succede con un differenziale libero è che quando una delle due ruote inizia a scivolare o inizia a girare a vuoto, praticamente tutta la rotazione si sposta su quella, l'altra si pianta, non ha più spinta, e quella che gira a vuoto continua a girare a vuoto sempre più veloce. E capite che questo è un problema, perché se voi siete su un'auto da corsa, avete preso la curva aggressiva perché volete uscire veloci, ma di colpo perdete la spinta solo perché una delle due ruote si è alzata, non è il massimo. E stessa cosa per esempio succede nel fuoristrada, quando si fanno percorsi molto accidentati in cui magari una delle quattro ruote si solleva. Se il fuoristrada ha un differenziale aperto, praticamente la ruota sollevata inizia a girare a vuoto e non c'è più spinta per le altre ruote che hanno contatto, quindi si rimane piantati. Per questo motivo sulle auto da corsa si usano differenziali autobloccanti, che possono essere di vari tipi, mentre su fuoristrada spesso si usano differenziali che possono essere bloccati manualmente. Se volete sapere come funzionano questi vari tipi di differenziali autobloccanti o bloccabili, fatemelo sapere nei commenti, perché direi che per questo video ne abbiamo già abbastanza e ci vediamo nel prossimo. Ciao ragazzi!